Alle spalle di Lenders vediamo schierata quasi per intero la Muppet a corsa a sostegno del suo capitano. Accidenti! Passaggio indietro di Lenders. Scoppa la palla, Mello. Intanto Lenders continua a correre verso l'area di rigore avversaria. Danny, vieni qui! Chissà cosa avrà in mente. Tre giocatori della New Team cercano di ostacolare Mello. Non riuscirete a fermarmi. Devo passare il pallone a Mark ad ogni costo. Mello continua a dribblare per mantenere il possesso della palla. Non ce la farete a portarmela via. Avanti, Danny! Lancio di Mello che supera gli avversari e va diretto verso Lenders, il quale scatta in avanti, pronto a prendere il pallone. Price si appresta a parare la cannonata di Lenders. E Price para! È veramente forte. Devo riuscire ad essere una frazione di secondo più veloce di Price. Un'altra parata dell'eccezionale portiere della New Team su un tiro di Lenders, stavolta dall'interno dell'area. Fermati, Benji! Ma il tiro fortissimo di Lenders sta spingendo Price verso l'interno della sua stessa porta. Forse è il pareggio per la Muffet. Bene! Stavolta è fatta! Che cosa? Oh! Eccezionale! Il grande Price è riuscito a mantenere all'esterno il pallone. E vada! Signor Becker, Salve signor Becker, si ricorda di me? Mi sembra di conoscerti, sei forse di Hokkaido? Sì, e appartengo alla squadra della Fly. Oh, certamente, ho capito benissimo. Tu sei Philip Callaghan. Sì. Ricordo anche che eri molto amico di mio figlio Tom. Stavamo molto insieme, è vero. La cosa che ci univa era la passione che avevamo tutti e due per il gioco del calcio. Partecipi anche tu al campionato? Sì, ma purtroppo siamo stati eliminati nella semifinale dalla Muppet. Oh, mi dispiace molto, Philip, ma questa è la prima partita alla quale assisto e non so niente delle precedenti. Comunque, se siamo arrivati fino alle semifinali, lo dobbiamo di certo a Tom. Cioè? Voglio dire che è stato proprio suo figlio a insegnarci tutto quello che sappiamo adesso sul gioco del calcio. Ricordo perfettamente quel giorno di tanto tempo fa quando ci siamo incontrati per la prima volta con Tom. Anch'io lo ricordo benissimo, come se fosse ieri. Non così, Ricky! Il pallone da calcio non si tocca mai con le mani. Dici davvero? Dai, tira! Noi giocavamo sempre con il pallone. Ci piaceva moltissimo, ma praticamente non sapevamo quasi niente di calcio. Oh, un pallone da calcio! No! Che stai facendo? Non entrare! È pericoloso! Quel cavallo è selvaggio! Fermati! Un cavallo selvaggio? Tom! Tom, vieni via! Attento! Ehi, Tommy, ti senti bene? Sì, papà, tutto a posto. Sei stato incosciente. Possibile che non ti sai controllare?
davanti a un pallone di calcio perdi letteralmente la testa, non capisci più niente e fai delle cose molto pericolose. Scusa, papà. Quel cavallo è così furioso che nemmeno gli adulti gli si avvicinano, pensa. Non me ne ero accorto. Sei nuovo di qui, vero? Non ti ho mai visto prima. Sì, sono arrivato oggi. Tieni, questo è tuo. Grazie tante. Tu sai giocare a calcio? Quello sport tra le cose che mi piacciono è quello che preferisco. Poi viene mio padre, vero? Meglio secondo che niente. E al terzo posto della classifica c'è il latte. Qui da noi di latte ne puoi bere quanto ne vuoi, è sempre freschissimo. Per averlo tutto quello che devi fare è cercare. Perché non vieni a giocare a pallone insieme a noi? Ti va? Hai detto che è il tuo sport preferito, quindi lo conosci bene. Sì, vieni, così potrai insegnarci delle regole. Puoi andare se vuoi. Andiamo! Purtroppo lei e suo figlio siete rimasti soltanto 2 mesi nella nostra città, ma in quel periodo abbiamo imparato moltissime cose da Tom. È stato lui che ci ha fatto conoscere il calcio e... Le regole e la tattica di questo sport, mettendo a nostra disposizione tutta la sua esperienza. Davvero amico. Non avremmo mai potuto partecipare a questo campionato se non avessimo conosciuto suo figlio, signor Becker. Grazie, ragazzi. Siete gentili a dire queste cose di Tom. Gliele riferirò, state tranquilli. Ascolta, Holly, io sono molto preoccupata. Perché? Sto in pensiero per la gamba di Benji. Credo che non sia ancora perfettamente guarita. E ho paura in una ricaduta dopo lo sforzo subito nell'ultima parata. E se fosse vero? Benji Price, l'imbattibile portiere della New Team, sta per rilanciare la palla. Rilancio preciso, Benji! Bene, andate all'attacco! Eppure mi sentivo così bene. Devo far finta di niente, non se ne devono accorgere. La palla è a Diamond, che viene avanti. Prendi, Tom. Passaggio di Diamond e la palla è ora a Becker, che continua l'azione. Ecco che si va avanti Hutton. Nonostante abbia dei problemi, Benji è come al solito un vero fuori classe. Ma dobbiamo aiutarlo in difesa. Prima però mettiamoci al sicuro segnando un altro gol. Ok. Forza, Tom, vai! Dai, Becker, siamo tutti qui a tifare per te! È una fortuna che tu abbia tanta passione per questo sport, Tom. Se così non fosse, non avresti avuto amici con tutti gli spostamenti che abbiamo fatto a causa del mio lavoro. Da quando tua madre ed io abbiamo divorziato e tu vivi con me, mi hai sempre seguito ovunque la mia attività di pittore mi portasse. Non siamo mai rimasti in un posto per più di 3 mesi. A volte solo 1 settimana. E la mia paura era che tu non avresti avuto modo di fare amicizie in così poco tempo. Tommy, perché non giochi con quei bambini? No, non mi va. Questo ragazzo è troppo timido, non riesce a socializzare. So che gli piace molto giocare a pallone e forse presto, proprio attraverso il pallone, riuscirà a farsi degli amici. Tom! Cosa c'è, papà? Ho una bella sorpresa per te, figliolo. Oh, sorpresa? Ecco! Oh, un pallone! Lo desideravi molto, vero?